Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi farò questo video un po' diverso dal solito. In questo momento mi trovo in macchina e ho deciso di portarvi un po' con me. Mi dispiace non avervi portato con me tipo 5 minuti fa perché ho appena fatto colazione e non ho rispettato la dieta che sto seguendo, ma voi non sapete che ho passato il Natale influenzata dopo avervi fatto gli auguri. Sarà stato che mi sono conciata come un'emerita deficiente con il cerchietto con le cornine. Poco dopo pranzo ho iniziato a stare male e mi sono ripresa solamente ieri. E calcolate che oggi è il 29? 33? Sì, oggi è il 29. Ho perso anche il conto dei giorni. 27, 28, 29, sì, oggi è domenica, quindi domenica 29 dovrebbe essere. E solo ieri nel tardo pomeriggio ho iniziato a riprendermi. C'è una luce che non riesco, vabbè, a parte che se è scuro non vi perdete nulla. E comunque, quindi oggi mi sono premiata con una colazione perché sono tanto 3 giorni che non mangio. E mi ha preso lo stomaco. Ora non entro nei dettagli trash perché potrei, però, magari le visualizzazioni aumentano. Vi racconto cosa è successo nei minimi dettagli. Scherzo. E niente, adesso ho finito di fare colazione, è la decima volta che ve lo dico. Adesso invece vi porto con me a comprare. Torniamo un po' tutti un po' bambini perché devo acquistare il regalo di compleanno per mia nipote di 5 anni. E allora mi ha espresso il desiderio di avere dei trucchi da bambina. Ma devo anche vedere se li trovo. Nel dettaglio degli smalti. E chiaramente adatti alle bambine, che però durino un po', non so più parlare, durino un po'. Perché lei ne aveva trovati, la sua mamma ne aveva trovati alcuni, ma veramente appena lavi le mani vanno via. Ora capisco che non possano essere come quelli degli adulti, però magari giusto per dare un po' di soddisfazione e almeno che vadano via con acqua e sapone, non solo con l'acqua. Forse sono io che pretendo troppo. E allora c'è un negozio meraviglioso, cioè per me è meraviglioso perché io torno bambina quando entro lì dentro perché c'è tutto, è enorme, tutti i giocattoli, mi piace un sacco, soprattutto il reparto per le bambine. Il reparto per i maschietti a me non dà soddisfazione pur avendo io un maschietto. E quindi vi porto con me, andiamo a comprare il regalo per mia nipote. La creatività la mettiamo un attimo da parte, anche perché io adesso sono in ferie, anche come le robe di Roby, io sono in ferie in questo periodo. Ho concluso con i miei mercatini settimana scorsa, esperienza bellissima, ma ve l'ho già detto. E quindi adesso fino a questa primavera ci prendiamo un attimino di pausa. E allora vi do l'opportunità, cioè l'opportunità, oddio, sembra che ve la conceda, no? Se vi fa piacere, chiaramente, spero che vi faccia piacere, di vedere un altro lato di Le Robe di Roby, cosa succede dietro le quinte di questa pazza persona. E quindi venite con me. Adesso io metto in moto e vi riprenderò dentro al negozio. A dopo. Questo è l'esterno del negozio. Tutto fino lì è pieno zeppo di giocattoli. Adesso entriamo. Ora ce l'ho fatta, missione compiuta, ho comprato il regalo per mia nipote e un altro regalo che mi è venuto in mente per
figlio di mia cugina, che non ho visto in questi giorni, ma ci vedremo probabilmente l'ultimo dell'anno, e allora gli dirò che Babbo Natale ha lasciato un pacchettino per lui sotto l'albero. E adesso entro in macchina e vi faccio vedere cosa ho comprato. Anzi, facciamo così: arrivo a casa e vi faccio vedere con più calma quello che ho preso. Eccomi finalmente a casa e ho deciso che così almeno stavamo un attimo più, cioè stavo più comoda, perché poi in macchina mi faceva tristezza farvi vedere le cose. Allora, ne approfitto anche per farvi vedere, intanto c'è il cellulare che... aspettate che vi sistemo meglio. Oh, ok. Ne approfitto anche per farvi vedere altre cose, cioè giusto due robine che ho comprato, già che ci siamo. Allora, partiamo anzi dalle altre cosine. Tanto qui c'è Lucky che si avvicina. Ho preso in un negozio, non nel negozio di giocattoli, questa candela. Dal display sembra enorme. Ah, Lucky si sta facendo le unghie sulla mia gamba, ma fa niente. Ciao Lucky, ti vuoi far vedere? No. Accetti? No, per privacy non ti vuoi mostrare? Non si vuole mostrare per la privacy. Comunque, questa candela, io amo veramente tanto le candele, ma amo anche proprio usarle, cioè mi piacciono, magari mi piace prenderle particolari come questa, che comunque quando si accende era tutto un gioco di luci, mi piacerebbe tenerle da bellezza, ma a me piace veramente tanto usarle profumate. Mi piacciono gli oli essenziali, ma questo già lo sapete se mi seguite, perché avevo già fatto un video quest'estate, mi sembra. Aspettate che forse la privacy passi in secondo piano. E oh, ciao, ciao a tutti, di buongiorno, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Io sono Lucky. Ciao Lucky. Happy è più schivo, non se la sente ancora. Ha detto che appare solamente se gli metto poi i pixel sul viso. Ma attenzione, forse c'è uno scoop. C'è uno scoop, forse. Stiamo trattando, Ma no, non succede nulla, Happy. Tranquillo, non verrai bullizzato per il fatto che ti stai inchiattendo giorno dopo giorno, tranquillo. Non lo sa nessuno. Non lo verrà a scoprire nessuno, dai, fatti vedere. Si è fatto vedere Lucky, fatti vedere anche tu. Dai. Dai. Dai, su. Tanto in foto t'hanno già visto, puoi anche denunciare. Mi denuncia. Ha detto che mi denuncia perché ho pubblicato le foto senza il loro consenso. Andiamo avanti, niente, Happy non si fa vedere, lo sapevo, lo conosco. Ho preso le calze per la Befana, dei puffi, e calcolando che credo che questo, perlomeno per mio figlio, sia l'ultimo anno in cui crederà alla Befana e a Babbo Natale, ho deciso di prendergli proprio una calzina carina. Gli altri anni gliela facevo io, cioè riciclavo una, mamma mia, mamma dei generi. Prendevo una calza, no, secondo me sono le calze più buone, perché sceglievo io i dolcetti, così. Però quest'anno ho detto, vabbè, gli prendo la calzetta già fatta, carina, dei puffi, tutta bella morbidosa, tanto l'anno prossimo, penso proprio che sarà l'ultimo anno. Questa è per lui, e per mia nipote invece questa qui chiaramente di puffetta, anche per lei morbidosa. Su di lei invece possiamo divertirci ancora per qualche anno, calcolando che adesso a gennaio farà 5 anni. È vero che le bambine sono più sveglie, ma almeno un 2 anni crederà ancora alla Befana e Babbo Natale, no? Che cavolo. Arriviamo a noi invece, e il gioco che ho trovato è questo. È un set, secondo me molto carino, credo che le piacerà, anche perché forse è pensato pure per, tolgo intanto gli auricolari che mi erano rimasti attaccati, per bambine più grandi. Dovrebbe aver dentro uno smalto,
dei glitter e dei, come definirli, degli strass adesivi. Adesso magari tolgo anche il prezzo, perché sordita come sono me lo dimenticherò sicuramente. Tra l'altro comunque è un prezzo onestissimo, non si stacca però, perché costa 12,90 euro, quindi 13 euro. Mi sembra una confezione comunque carina, fatta bene. Allora, ce n'era un'altra, mia nipote, ma penso un po' come tutte le bambine, impazzisce per Frozen. C'era la scatola di Frozen, ma onestamente aveva dentro meno pezzi e costava di più. Ora, non è che volevo fare il braccino corto, però veramente il prezzo era dovuto solamente al nome Frozen. E allora anche no, mi dà fastidio proprio a livello di principio. Cioè, piuttosto, tra l'altro, appena stato Natale, i regali li ha già ricevuti. Cioè, per dire, non è una questione di braccino corto. Anche durante l'anno comunque i regali non le mancano, quindi non è proprio, ma è proprio una questione di principio. Cioè, comunque sia, era un cosino molto più piccolo, non c'erano dentro solamente praticamente gli strass, uno smalto e poi sì, tipo queste, gli stickers, non so come definirli, comunque gli adesivi per le unghie e basta, non c'erano né gli strass né i glitter. Questa mi sembra una cosa più completa e quindi insomma ho scelto questa. Comunque non è proprio una sottomarca, è della Clementoni, quindi a me interessava anche che fosse qualcosa di sicuro, visto che va comunque su una bambina piccola, quindi che i materiali insomma non fossero tossici. E poi invece per il figlio di mia cugina, tolgo anche qua il prezzo, e poi invece per il figlio di mia cugina ho preso questo, che è la copia di Twister. Mi sembra che si chiami Twister, se non ricordo male, il gioco quello che penso che non sia mai passato di moda, dove devi mettere giù mani, piedi sui vari colori. È praticamente la stessa cosa, c'è il tappeto e c'è lo spinning board, quello che devi girare e ti dice dove devi mettere giù mani e piedi, e basta, cambia il nome, ma credo che il funzionamento sia lo stesso. Era giusto per un pensierino e quindi ho deciso di prendere questo. E basta, per il momento io vi saluterei, ma visto che mi sta venendo una mezza idea di continuare questa giornata con voi, nel senso che adesso non vi tormento con le pulizie di casa, perché devo mettermi a sistemare per bene casetta prima che i gatti mi buttino giù l'albero. Soprattutto smettila, Happy, giù dall'albero. E Happy, no, allontanati dall'albero subito. Si è allontanato, ha funzionato. Quindi prima che i gatti mi distruggano l'albero di Natale, devo sistemare la casa, però magari poi ci rivediamo e magari chiamerò anche questo video tipo una giornata con le robe di Roby, così passiamo un po' di tempo insieme. Vi riprenderò magari durante l'ora di pranzo, non è che manchi tantissimo, però pranzerò tardino perché appunto ho un po' di cose da fare, e così almeno passiamo una giornata insieme. Quindi a dopo. Ed eccomi di nuovo qua. In realtà non sono stata di parola, o meglio, avevo ripreso il pranzo e tutto quanto, ma il video veniva veramente troppo lungo e non voglio annoiarvi, quindi magari lo spezzerò in due parti o riprenderò un'altra giornata, un altro momento della giornata, in modo tale da passarlo insieme. Non sono molto esperta di questa tipologia di video, quindi non avevo calcolato quanti minuti stavo riprendendo, quindi basta, non vi rubo altro tempo.
Vi ringrazio per aver guardato il video, vi auguro una splendida serata, ci sentiremo comunque per gli auguri di fine anno e iscrivetevi al canale. Ciao, a presto, ciao ciao!